Oggi scontiamo una situazione di chiusura delle terme e delle piscine e non vediamo assolutamente nulla. Abbiamo chiesto pertanto delle spiegazioni in Consiglio regionale, nell'ultimo Consiglio regionale, e alla nostra interpellanza ci è stato riferito che la variazione del progetto intervenuta con la nuova amministrazione di centrodestra di Caramanico dalla Regione Abruzzo non è stata mai autorizzata e stiamo parlando dei fondi 2007-2013, quindi dei fondi piuttosto datati. Ora, i fondi ci sono ancora, noi chiediamo naturalmente all'amministrazione regionale e a quella comunale di fare in modo di salvaguardare il progetto che dalla giunta di centrosinistra era proprio ricompreso all'interno delle terme, adesso è stato spostato in piano a Santa Croce, ma con un progetto che non è stato ancora autorizzato dalla giunta regionale. Questa è la situazione, questo è il grave pasticcio che si unisce alla grave disattenzione che c'è nei confronti dell'avvertenza delle terme. Ci sarà la seconda asta per fine aprile, inizio maggio, con un ribasso circa del 20% del prezzo, l'8.1 e l'8.2, anche qui la Regione Abruzzo non ha fatto niente, non ha risposto alle nostre sollecitazioni che chiedono di partecipare per l'acquisto dei beni, né ha emesso l'avviso per la concessione delle acque termali. Ci troviamo pur in una situazione molto molto negativa per Caramanico e per tutti i paesi della Maiella, in una situazione di assoluta occasione, cioè mettere insieme in un unico soggetto la proprietà del bene e la proprietà dell'acqua sarebbe utile non solo per evitare contenziosi e ritardi, ma anche per evitare in futuro che si possa riverificare la stessa situazione di oggi. Per questo chiediamo naturalmente alla Giunta Marsiglio e ai consiglieri regionali che sono, diciamo, della provincia di Pescara, di farsi parte attiva per fare in modo che la Regione Abruzzo partecipi al bando di aprile.